La prima puntata di Ballando con le Stelle ha generato polemiche significative. La vincitrice della serata è stata Bianca Guaccero, mentre il giudice Fabio Canino è stato al centro di discussioni accese a causa di una gaffe. Se una parte del pubblico ha scelto di ridere dell'accaduto, un'altra ha mostrato un forte disappunto, chiedendo perfino sanzioni nei confronti di Canino. Alcuni utenti hanno commentato su X: ma Canino che problemi ha? E come può giudicare senza conoscere i concorrenti? Ballando con le Stelle. Contestazioni dopo la prima puntata. La confusione è emersa quando Canino ha scambiato Federica Nargi per un'altra persona, creando un'onda di reazioni. Chiara Nasti ha detto: non ti conoscevo, scusa. A parte quel baby shower simpatico, molto sobrio, a cui Nargi ha risposto: io non ho fatto nessun baby shower. Selvaggia Lucarelli è intervenuta per difendere Federica. Non ha fatto il baby shower, se ti manca la cultura generale devi stare zitto. Canino, in seguito, ha ammesso l'evidente errore, ma ha comunque elogiato Nargi per la sua bellezza. Interventi durante la puntata. Ivan Zazzaroni ha aggiunto il suo commento: sei più brava che bella, e ho detto tutto. Nargi, a questo punto, ha scelto di perdonare Canino, dicendo: ti perdono, dai. Anche Lucarelli ha concordato, ma ha messo in guardia Nargi, osservando che il suo status di ex velina e moglie di un calciatore potrebbero influenzare la percezione del pubblico. Stereotipi e sfide in Ballando con le Stelle. Lucarelli ha esortato Nargi a superare i tradizionali stereotipi del gossip italiano, sperando di vedere una versione di lei più autentica. Nargi ha risposto: sì, io cercherò di portare me stessa. Mi impegnerò doppiamente. Federica è anche altro, ci mette impegno in tutto quello che fa.